dietro a questo megaprogetto, altrimenti insomma il corridoio non si sarebbe mai fatto. Ne chiediamo conferma allora a Stefano Bonaccini, presidente della conferenza Stato-Regioni. E allora, bene, iniziamo quindi la fase delle conclusioni. Il presidente Luciano D'Alfonso, che non ha bisogno di presentazioni. Facciamo un saluto a Stefano Bonaccini, è arrivato. Stefano, volevo che tu sentissi il grande Michele Emiliano, allora ne parleremo dopo in una stanza sopra. Buonasera, benvenuto. Stefano Bonaccini, presidente della conferenza Stato-Regioni, presidente della regione Emilia-Romagna. No, neanche il tempo di sedersi, tocca direttamente a lei, se vuole prendere fiato. Buonasera, scusate, ma avevo l'incontro con il governo della Repubblica di San Marino che ci tiene ad essere un governo finché non lo invaderemo. Chiedo scusa per non aver potuto assistere e ascoltarvi, ma ho parlato a lungo con Luciano in queste settimane, in questi mesi. Peraltro Luciano, insieme a Michele e ad altri presidenti di regione che aderiscono all'EUSAIR, cioè alla macroregione Adriatico-Ionica, e permettetemi di ringraziare Sandro Gozzi per il lavoro che sta facendo, perché è importante che il governo creda dentro la strategia anche nuova dell'Unione Europea, un'Europa che noi ci auguriamo, almeno io sicuramente, ma penso anche i presenti, che cambi anche strategia, passando da politiche che premiano il rigore e la rendita, ogni tanto anche la speculazione, a politiche che invece investano ad esempio sulle opere pubbliche, le infrastrutture, e quindi è lavoro, è impresa. E mi pare che la strategia di creare macro regioni nelle quali vi sia una identità che non è solo territoriale di confini geografici, in questo caso è anche favorita dal corridoio dell'Adriatico e dello Ionio, cioè dal mare, ma da ciò che c'è intorno, è anche favorita da culture molto simili, da territori che nella storia, nel corso dei secoli, hanno avuto contatti economici, culturali e dunque con i quali è anche più facile dare un contributo di prospettive di crescita. È evidente che sono realtà molto differenti tra loro. Peraltro chi concorre a questo progetto sono anche paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Mi verrebbe da dire, potremmo contribuire, mi auguro, a portarli nell'Unione Europea. Lo dico con un inciso che magari c'entra poco sulla questione che stiamo discutendo, ma in realtà c'entra poi con tutte e due le gambe. La mia generazione e quelle successive è la prima in questo pezzo del mondo che non ha conosciuto guerre. E se vogliamo dirci la verità, il fatto che dopo la più grande tragedia, cioè una delle più grandi tragedie dell'umanità, cioè il nazifascismo e tutto ciò che ne è conseguito con la Seconda Guerra Mondiale, parlare di pace da oltre 70 anni appare una cosa non scontata, ma non lo è mai stata e non lo è in questo momento in molte parti del mondo. Credo che le istituzioni europee, per quanto vituperate o criticate, l'ho fatto anch'io poco fa, siano state però il collante per evitare che ci fossero guerre, e quando ci sono state drammatici eccidi come quello di Srebrenica o l'assedio di Sarajevo, è pur vero che è bastato non solo ma anche portare una parte di quei paesi della Jugoslavia spezzettata dentro l'Unione Europea per spegnere quei focolai di guerra. E io credo, ho incontrato il governo albanese proprio poche settimane fa, credo che ci sia una grande attenzione verso il ruolo che possiamo giocare. Dirò di più, credo che da una regione come la mia debba venire un grande contributo a immaginare un paese d'Italia che, se non vede il mezzogiorno arrivare galoppando a livelli di qualità dei servizi che offre, ad esempio anche qualità della vita,
l'Italia, guardate, non ce la farà diventare più forte. Questo lo dobbiamo spiegare a qualcuno che anche dalle mie parti crede che con meno sud ci sia più nord. E secondo me è vero invece l'esatto contrario. Con meno sud e con meno centro-sud ci sarà anche meno nord, anche perché da noi più di una certa crescita non ci può essere. E quindi la crescita deve essere certo accompagnata dalle nostre parti, ma anche con una grande crescita come questa. Allora, per non rubarvi troppo tempo, volevo dire che noi abbiamo una grande occasione, e in questa grande occasione l'Emilia-Romagna ha avuto il privilegio di poter essere il soggetto che gestisce lo strumento di Adrion, che è questo strumento che gestirà un po' di fondi europei, che sono però fondi europei extra i fondi europei tradizionali che attraverso la programmazione settennale vengono gestiti dalla regione. In questo, da Presidente della Conferenza Regioni, ho detto ai miei colleghi che serve un grande sforzo da parte di questo Paese, perché bisogna che tutte le regioni si attrezzino per saperli spendere tutti e spenderli bene. Anche questo è un contributo alla crescita del Paese. Ma c'è una dotazione di risorse che sono esterne ed ulteriori a quelle che mettiamo. Segnalo che dopo che abbiamo fatto una bellissima figura, secondo me, anche come regioni del Paese aderenti a questo progetto di 28 regioni e 8 paesi, 4 membri e 4 no, dell'Unione Europea a Bruxelles, pochi mesi fa abbiamo presentato proprio a Bologna, alcuni di voi erano presenti, lo strumento che a febbraio vedrà uscire i primi bandi. Sono 117 milioni di euro complessivi, non è una cifra esagerata, ma è una cifra che però, contribuendo a cofinanziare progetti, ha un asse ad esempio dedicato al tema delle infrastrutture, e il primo di questi bandi per 10 milioni di euro uscirà tra poche settimane, e credo che dovremmo farci trovare pronti a concorrere ad esempio in questo caso sul tema infrastrutturale, che poi vede infrastrutture materiali e immateriali, a tutto quello che oggi Luciano ha voluto insieme agli altri relatori e protagonisti, mi auguro che saremo tutti protagonisti, indicare un corridoio che è decisivo per l'Europa stessa. Tra l'altro, noi per la posizione geografica, parlo adesso del paese, della zona adriatica, dobbiamo dare un contributo a questa parte d'Europa che, diciamoci la verità, almeno questo è il mio punto di vista, ma credo che anche gli europarlamentari possano condividere, è troppo bistrattato dall'Unione Europea stessa. A proposito di migrazioni, a proposito di questioni che attengono a sensibilità che poi costringono i nostri paesi, quelli più esposti dal punto di vista geografico, a subire anche fenomeni che hanno direttamente a che fare anche con i problemi socio-economici, io credo che una parte dell'Europa che fosse stabilizzata definitivamente, che crescesse dal punto di vista anche economico, secondo me è stato molto importante che dentro EUSAIR ci sia la Serbia ad esempio, perché nonostante il tema del mare è un fattore di stabilità e di collante laddove erano successi quei disastri soltanto pochi anni fa. E io penso che noi possiamo dare una mano, perché dentro agli assi dei corridoi infrastrutturali ci stanno anche nuove politiche energetiche, augurandoci che su tutto il tema trivellazione riusciamo a convincere il governo a prendere una strada definitiva di tutela del mare e del territorio, ma perché anche gli assi di movimentazione delle merci, delle persone, dei trasporti possano trovare una evidente collocazione dentro a un pezzo di Europa che vuole crescere, che può contribuire alla crescita anche del nostro paese e delle regioni a sé stanti. Insomma, e per concludere, abbiamo due strade parallele che però si devono per forza a un certo punto incrociare. La prima è quella del progetto in sé, con i suoi finanziamenti, con le sue opportunità, con anche la relazione e la necessità dal punto di vista geografico ma anche politico che può venire un pezzo di contributo alla crescita del Paese, perché l'economia oggi è fatta di movimentazione delle merci e delle persone, perché dal punto di vista del turismo, che è a mio parere il grande giacimento, su questo fa molto bene il Presidente Renzi a insistere, a investire, avete visto i dati di quest'anno,
l'aumento di alcuni milioni di persone per un paese che non può in futuro, altrimenti è un fallimento della nuova classe dirigente, compreso chi vi sta parlando, eh? Se nei prossimi anni noi non riusciremo a fare più milioni di presenze turistiche in questo paese rispetto a paesi come la Francia e la Spagna, bellissimi, ma che non detengono come noi il 70% da soli delle bellezze artistiche, architettoniche e culturali che ci sono nel mondo. E questo tema che ha a che fare con la cultura, che ha a che fare con lo spostamento di persone, ma anche con l'economia reale, io dico anche con l'economia verde, perché dentro a questo progetto vi sono gli assi attrezzati chiamati cosiddetti corridoi verdi. Do un dato per chi non lo conoscesse: il turismo nel mondo sta crescendo e movimentando persone. Ad esempio, abbiamo tutti paura della globalizzazione, ma la globalizzazione ha anche una faccia positiva, è quella che, stando un po' meglio, circa 1 miliardo di persone nel mondo, dalla Cina è previsto che nei prossimi 10 anni si muoveranno verso l'Europa tra le 400 e le 500 milioni di persone. Stanno un po' meglio e come noi vogliono fare quando ne hanno l'occasione i turisti. Stanno crescendo due tipi di turismo: quello culturale, quello per cui vuoi vedere nella tua vita almeno una volta quella cosa che vedrai solo lì. Ci aggiungo, appena terminata l'Expo andrò a nome dei presidenti anche presenti ad Astana col ministro Martina in Kazakistan il 27 e 28 di questo mese, perché ci sarà la mini Expo, come è stata chiamata, il prossimo anno. L'Italia, e noi vogliamo esserne protagonisti, nell'agroalimentare è una delle maggiori voci di esportazione, e ognuno di coloro che vivono in una regione differente può raccontare le bellezze ma anche la straordinaria vitalità del proprio agroalimentare. Ma poi c'è il turismo del wellness: saranno 80 miliardi di euro la movimentazione del turismo del wellness, che è quel turismo che vede le persone sempre più nel mondo, quando si spostano, volersi muovere da sole, con la propria famiglia, in un gruppo collettivo. E i corridoi verdi servono ad essere attrezzati, pensate, tutto il tema del biking anche da questo punto di vista. E allora, l'ho fatta anche troppo lunga, noi abbiamo una grande occasione, non la possiamo perdere, perché adesso tocca davvero a noi. A me non piace la politica che elenca i problemi dando la responsabilità a qualcun altro, è meglio che proviamo insieme a trovare soluzioni. E conoscendo bene le persone qui presenti, so che sono abituate a fare così. E la seconda cosa, però, la prima ho già detto, è quella del ruolo delle regioni. Lo dico anche come presidente della conferenza dei presidenti: noi abbiamo l'occasione, l'opportunità di provare insieme al paese in Europa, Sandro, a provare davvero ad alzare la voce su questi temi, quelli degli investimenti e dello sviluppo. E io credo che se tiriamo insieme questi due parametri, oggi per un paese che torna ad avere più voce in capitolo, e quindi mi pare a contare anche di più, io credo che a partire dal piano Juncker, che va peraltro ridefinito e ricorretto, ci sia però un'occasione per la quale, però, perché senza risorse non si fa nulla, far arrivare qui investimenti che possano, collegati al progetto della macro regione adriatico-ionica e a questo progetto che tu, Presidente, hai voluto con noi condividere, farlo diventare una voce sola che insieme agli altri regioni e paesi, dei paesi a noi confinanti o dall'altra parte della sponda del mare, ci possa dare una grande occasione di sviluppo. Perché poi c'è poco da fare, la nostra ossessione deve essere una: quella, certo, della qualità della vita, che è data anche dai servizi che offre le persone, non è solo ricchezza e benessere, peraltro se non hai nulla da redistribuire fai fatica a pensare che a meno, ma la nostra ossessione, vorrei fosse molto chiaro, è quella di creare nuovi posti di lavoro, di ridarlo a chi l'ha perduto e di garantirlo a coloro che hanno il timore di perderlo. Questa occasione può fare crescere persino una nuova economia, perché è vero che dobbiamo parlare di crescita e di sviluppo. Quando io sentivo parlare anche delle mie parti di decrescita felice, arrivata la crisi, di felici ne ho visti molto pochi, e chi non ha da mangiare fa fatica a immaginare anche un nuovo modello di sviluppo, ma è evidente, per chi come noi è classe dirigente, abbiamo bisogno oggi di un nuovo modello di sviluppo che consumi meno territorio, che consumi meno suolo, che faccia dell'ecologia e della sostenibilità l'asse su cui investire per creare nuove occasioni davvero di crescita e opportunità di sviluppo. Grazie davvero, complimenti per il coraggio e anche la determinazione con la quale è venuto a chiamarci qua.
Grazie Presidente Bonaccini. Mancano ancora due conclusioni, quella del Presidente D'Alfonso e quella del Sottosegretario Gozzi. Dunque, Presidente D'Alfonso, a lei la parola. Non vi spaventate del materiale cartaceo che ho, mi aiuta per qualche riferimento numerico. Naturalmente sono molto soddisfatto, ringrazio tutti gli intervenuti, sia quelli che hanno svolto funzione di relatori e che davvero hanno dimostrato uno spirito europeista. Sandro, i tempi sono stati proprio da clessidra, dal primo all'ultimo degli intervenuti. Ringrazio Jakovčić, che è la 15ª volta che viene qui. Davvero rinnovo la preghiera di silenzio in fondo. Jakovčić è la 15ª volta che è venuto a darci mano e luce per portare avanti questo nostro cammino ambizioso. Ringrazio Emiliano, che compete non solo con Jakovčić ma addirittura con me nel coprire i diversi territori dell'Abruzzo, nelle campagne elettorali e dopo le campagne elettorali. Poi dobbiamo fare anche un supplemento di confronto di lavoro con te, con me e naturalmente con Stefano Bonaccini. E poi voglio ringraziare Stefano, che è la prima volta che viene qui da investito di questo ruolo di Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. È venuto da Presidente della Regione Emilia per una questione sanitaria in ragione di rapporti suoi personali, perché ha un rapporto specialissimo con alcune figure della sanità e del diritto della nostra regione. Una stretta di mano per dire grazie a Cozzolino e straordinariamente grazie a Paolucci. Cozzolino ha ruolo nella commissione competente e ci ha dato il suo supporto. Paolucci ha dispiegato una energia ed una mobilitazione che di solito sono di casa, dentro i comuni, per il cammino di vita delle città rispetto a quei comuni. Mi sembrava di avere una interlocuzione per la fraternità dell'applicazione con un consigliere comunale, pronto, disponibile, voglioso di capire, voglioso di spingere. È così che poi si raggiungono i risultati. Ivan Jakovčić, ve l'ho detto, lo sapete, prenderà anche una cittadinanza onoraria su questo fronte. Io, vedete, anche gli amici, il presidente di Tirana, presidente della regione di Tirana, e il presidente della regione di Dubrovnik, con i quali condivido questa responsabilità, diciamo, di associazionismo, che adotta e porta avanti la strategia macro-regionale adriatico-ionica, e anche qui un cantiere che ogni giorno fa e deve fare sempre di più qualcosa. Ringrazio il personale della regione, naturalmente. Ringrazio molto la Migliaccio, perché è venuta qui a rappresentare la persona fisica e la persona giuridica del Ministero. Lei l'ordinamento oggi l'ha espresso dal punto di vista del suo dire, che coincide con il pensiero di Del Basso De Caro, di Cascetta e naturalmente di Graziano Merlio, tant'è che viene abilitata a sottoscrivere il documento che poi noi come Presidente di Regione sottoscriveremo per fare sì che cominci la parte dell'attuazione. Grazie davvero, dottoressa Migliaccio. Voglio ringraziare molto Maurizio Gentile, che è grande parte, il 51% delle applicazioni ad opera di questa SPA delle volontà che metteremo in campo. Maurizio Gentile. Poi ci dovranno essere i soggetti gestori della gomma, le autostrade, che sulla dorsale adriatica sono pigrissime. Sandro, noi dobbiamo fare in modo che l'autostrada per l'Italia sulla dorsale adriatica ricominci ad investire, non fermandosi in corrispondenza delle Marche, ma guardando anche da questo punto di vista al centro e al sud, facendosi guidare anche dalla consistenza degli incidenti. Una volta, quando l'Italia documentava e numerava tutto, gli interventi venivano guidati in relazione alla incidentalità. All'autostrada questo lo dobbiamo dire, io l'ho detto al Ministro delle Infrastrutture, lo dobbiamo dire anche a chi ha la vigilanza delle autostrade all'interno del Ministero. Questo varrà, e lo dico anche per l'altro soggetto gestore. E poi c'è il tema di ANAS.
Oggi c'è una nuova governance in ANAS e capitata nella parte peggiore del fatto malissimo precedente. Tant'è che la magistratura ha organizzato una lavagna pulita nelle mani di Armani, ma anche ANAS è chiamata in causa per fare in modo che si combini anche per questa quota di gomma oggi importante la composizione delle diverse modalità di mobilità che poi fanno la scorrevolezza delle reti europeiste della trasportistica. Con Armani andiamo molto d'accordo e ha messo al lavoro tutta la sua struttura per fare in modo che ci sia anche su questo fronte il giusto livello di composizione. E poi le autorità portuali, dove ci sono, e la conduzione dell'economia del mare. L'Abruzzo si candida per comporsi con coloro i quali, delle autorità portuali funzionanti, sono capaci di organizzare una espressione a sistema dell'economia del mare. Per quanto ci riguarda significa Civitavecchia, perché costruiamo l'incrocio con una dorsale, diciamo, infrastrutturale che chiama in causa anche la portualità, davvero noi guadagniamo la liberazione della potenza ulteriore che ci si attende quando si mette mano al sistema delle infrastrutture. Nord-Sud ed Est-Ovest chiama in causa nella parte Nord-Sud una valorizzazione all'altezza della facilità, della funzionalità del sistema del ferro, e Est-Ovest, poiché la gomma già c'è, noi dobbiamo mettere a sistema anche il sistema dell'economia dell'acqua. Significa Civitavecchia e poi la portualità che evoca Ortona e Vasto. Che significa questa iniziativa che noi abbiamo posto alla vostra attenzione con il documento di ingresso per quanto riguarda l'allungamento della rete Baltico-Adriatica? Perché ha valore? Come mai siamo davanti alla sottolineatura di un risultato? È in atto da tempo una riflessione sulla grandezza delle regioni. Anche in Italia c'è una riflessione di questa natura. Quanto grandi debbono essere le regioni? Ci sono delle proposte che noi non vogliamo avvertire come passivi noi regione, tant'è che Bonaccini ha messo all'ordine del giorno, in una delle sedute, diciamo, non sequestrate dall'emergenza, la riflessione su come dobbiamo ripensare le regioni e quanto grandi, quanta alleanza deve entrare dentro una nuova visione regionalista. Ma dall'Europa arriva un vento che concepisce l'ingrandimento delle regioni non in relazione alla tradizione dell'Ottocento, cioè alle pubbliche amministrazioni potestative che dall'alto fanno provvedimenti, ma in una chiave progettuale, strategica. E di qui che nasce la forza della strategia della macroregione adriatico-ionica. Fare in modo che su base pattizia si mobilitino territori a livello delle regioni, delle città, delle collettività territoriali, come si chiamavano una volta, per fare sì che si rimuovano le difficoltà e le strozzature che ci sono. Il sistema della trasportistica è fondamentale per contribuire a fare nascere questa nuova comunità politica europea, che non è soltanto dettata dalla finanza, dalla moneta, dall'allontanamento dei rischi, ma anche fare sì che un cittadino possa spostarsi comodamente per studiare, curarsi, per fare in modo che si determini intrapresa economica, per sentirsi fino in fondo cittadino, noi diciamo qui adriatico, più in là un cittadino europeo. Quando è nata questa intuizione? Marchigiani ed emiliani, molto i marchigiani, e va riconosciuto, permettetemi, a spacca quella intuizione, perché poi se non si riconosce il lavoro fatto si diventa in un qualche modo anche invidiosi, incapaci di misurare la grandezza dei risultati che si stanno conseguendo. Spacca è quella comunità delle Marche che operava in quei tempi. Ci fu il dramma dall'altra parte dell'Adriatico, la guerra, e alla guerra e alle distruzioni si rispose con la cooperazione, con la domanda di cooperazione. A questo punto, ottenuto il 28 di ottobre l'approvazione dell'emendamento presentato dai parlamentari che sono qui nelle articolazioni territoriali che abbiamo saputo raggiungere, con un forte spingimento della regione Abruzzo, con una condivisione delle regioni Molise, Marche, Puglia, Emilia-Romagna, la stessa conferenza, il Ministero degli Affari Europei, perché Sandro Gozzi ha restituito la grandezza ministeriale ad un incarico di sottosegretario, siamo riusciti nella battaglia di fare in modo che Jakovčić non fosse solo.
nell'illustrare a favore. Giuffrida c'è stata pure, ovviamente. Da quel momento, cioè dall'accoglimento dell'emendamento nostro nella relazione di Jakovičić, che cos'è che deve accadere? Dobbiamo dare luogo alla declinazione progettuale. Oggi compariamo nella copertura programmatoria europea di questa connettività trasportistica che prima si fermava a Ravenna e per quanto riguardava l'alta velocità arrivava fino ad Ancona. Come si giustificava che 8 milioni di italiani tra il sud delle Marche, tutto l'Abruzzo, il Molise e il nord della Puglia fosse sguarnita della copertura della velocità e della comodità della trasportistica europea? 8 milioni di italiani risultavano sguarniti, ma sono 736.000 imprese, 230.000 studenti universitari. Questo trapezio che per 22 anni non ha avuto iniziativa attiva da parte di nessun livello che aveva l'obbligo di attivarsi, perché era il 95 quando si poteva fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Non si è fatto nel 95, non si è fatto nel 2000, non si è fatto nel 2005, non si è fatto nel 2010 e non si è fatto all'ultima data utile che era il 30 di dicembre del 2013. Quindi non è che prima non ce lo hanno dato, non si è chiesto questa inclusione programmatoria nella copertura europeista dell'allungamento delle reti. Ottenuto questo, noi consentiamo alla Violeta Bulci di cominciare a prefigurare quanto di sua competenza, ai ministeri italiani competenti di concorrere a scrivere, a riempire, a declinare progettualmente la cabina di regia che presiede Gozi, ed è questa la ragione per cui è qui, lui è bravissimo, è il volto dell'Europa che funziona, Renzi si fida benissimo e tantissimo di lui e fa bene. Quello che però noi dobbiamo adesso fare è che quella cabina che ha fotografato, spinto in questa direzione, continui a stimolare le agenzie nazionali che si fanno carico delle infrastrutture, e qui la presenza di Gentile è funzionalissima, ma anche degli altri, che non ci siano più intermittenze, che al prossimo appuntamento della revisione delle priorità di investimento noi ci siamo con le carte pronte. Che cosa può accadere se non ci mobilitiamo noi come regioni? La Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni, ma anche dentro l'alleanza delle regioni europee, noi dobbiamo mobilitare uno spirito adeguato, perché poi quello che si fa da questa parte, che Emiliano ha elencato, ha individuato, ha messo in evidenza, non si faceva negli anni passati, perché si diceva che lo stivale italiano era servito dalla dorsale tirrenica. E perché la risposta poteva funzionare? Che la dorsale tirrenica coprisse anche quella adriatica, perché c'era una visione italianissima, di separatezza italiana, non c'era una configurazione dell'Italia nello spazio europeo con la visione da architrave dello spazio adriatico-ionico. Se mi penso adriatico-ionico, è chiaro che il Tirreno è spostato dall'altra parte e ci serve una dislocazione in corrispondenza dell'economia adriatico-ionica. Ecco come si è configurata questa straordinaria opportunità. Come si lavora da adesso in poi? Intanto, diciamo, facciamo sì che venga nutrita l'attività della cabina. Non viviamola come un'attività burocratica affidata alle terze file delle nostre appartenenze. Diamo luogo ad un coinvolgimento che è capace di impegnare le agende. E poi noi dobbiamo fare in modo che tutto quello che oggi si presenta come incombenza, che credibilità avrebbe questa nostra sollecitudine politica se davanti all'emergenza, per esempio, della difesa del mare blu, che è uno dei quattro pilastri della strategia macro regionale adriatico-ionica, se noi non riusciamo a difendere il mare blu davanti all'incombenza anche delle trivelle, che credibilità avremo? Come nasce il fronte di Termoli, della Puglia, dell'Abruzzo, del Molise, delle Marche, dell'Emilia Romagna, anche se ha assunto una posizione, diciamo, differenziata nella prima battuta, e poi della Campania, della Basilicata e della Calabria? Se noi non fossimo stati attivi in quella fase, raccogliendo la sfida referendaria, lanciandola e raccogliendola, e poi trattando per avere l'emendamento, che credibilità avrebbe questo soggetto plurale di livello istituzionale?
Io allora ritengo che dobbiamo fare in modo che su questo fronte davvero ci scateniamo con tutta la forza che ha il nostro essere ordinamento. Di cosa parliamo quando noi ci riferiamo alla macroregione adriatico-ionica? Una realtà di 70 milioni di abitanti, di 962 miliardi di euro di PIL. Noi abbiamo una realtà di forza lavoro che ha la consistenza di 41 milioni di componenti la popolazione attiva come forza lavoro. Abbiamo qualcosa come 9 milioni di bambini, 5 milioni di studenti universitari, 132 mila brevetti per quanto riguarda le invenzioni e le innovazioni industriali, quindi ha una sua consistenza e io mi voglio pensare di lì, motivato e mobilitato. Ma per pensarmi di lì ho bisogno di facilità negli spostamenti. Non deve essere un dramma da Spalato venire a Pescara oppure da Pescara poter andare in una delle regioni che hanno aderito a questa straordinaria strategia. Ha ragione quando dice Bonaccini, per fortuna che c'è anche la Serbia. Questo è un modo per configurare il nuovo processo di pace anche, coinvolgere, mettere all'opera, stabilire cantiere, che allarga sempre di più il coinvolgimento. Di lì nacque, anche per le intuizioni di un bravo vescovo di Ancona, la prima mobilitazione dell'iniziativa adriatica, quando si firmò la Carta di Ancona nel 2000 e quando recuperammo nel 2000 lo spirito collaborativo anche delle Camere di Commercio e delle Università. Quindi siamo sulla strada giusta. La raccomandazione che io faccio, lo faccio alla parte politica nazionale adesso del mio territorio, ai parlamentari, lo faccio ai parlamentari europei che pesano nel partito di maggioranza che poi è anche il mio. Stringiamo i tempi, perché purtroppo se si salta un intervallo di 6 mesi si pagano 2 anni di ritardo. L'Oresund, che ci ha creduto, che è una regione, diciamo, che ha fatto riconcepire la Danimarca e la Svezia, hanno fatto sì che attraverso un riconcepimento del loro misurarsi rispetto alle reti transnazionali europee della trasportistica ci si sono messi a lavorare. In 4 anni hanno fatto la rivoluzione, 4 anni. 4 anni sono arrivati a convergenza, comuni, province, regione e stati membri e Europa. Allora, quando nella cultura dell'amministrazione si parla di priorità, prioritarizzare che significa? Fare scattare in alto nelle agende, convergere prendendo pezzi di tempo, pezzi di dedizione, applicazione anche personale. Io ho molto apprezzato la venuta della Migliaccio, ma chi di voi conosceva prima la direzione generale delle reti TEN del Ministero delle Infrastrutture? Io frequento quel ministero da 20 anni, 25 anni. Oggi si comincia a percepire che c'è la procedimentalizzazione rispetto a questo. Non è più la scommessa, ci provo a fortuna se il cappello mi fa questo regalo. Si tratta di lavorarci con questa crescente, progressiva attività lavorativa. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, continueremo. L'emendamento è il dies a quo. Da questo momento a Gentile dico, poiché con lui abbiamo concordato, con Gentile abbiamo un rapporto, diciamo, da familiari e amanti, nel senso che lui è abruzzese e lo rivendichiamo come titolo di orgoglio questo suo lavoro come amministratore delegato di RFI. Non ci meraviglia che lui sia abruzzese per il grande peso che ha sempre svolto nella holding ferroviaria. E abruzzese è anche l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Ecco, noi non vogliamo incassare un'amicalità, vogliamo incassare una dedizione professionale di cui lui è capace per la parte che lo riguarda. Noi vogliamo che oggi si firmi questo documento e una volta al mese ci si trovi, caro Stefano, anche in sede di conferenza delle regioni per verificare qual è la progressione del lavoro. Io penso che in 150 giorni dobbiamo riuscire ad avere la esatta consistenza di qual è il materiale progettuale che c'è in giro, che può essere riciclato e che può essere funzionalizzato per raggiungere i risultati che ci premono. Perché poi la finanziaria dell'anno prossimo, cioè quella che entrerà in vigore nel 2017, il banco di prova, io mi aspetto di leggere 4 righe finanzianti lì
in ordine a quello che ci serve per l'allungamento della copertura del corridoio Baltico-Adriatico. Io penso che ce la faremo. Ho letto negli occhi la Migliaccio e non l'ho vista con atteggiamento disinteressato. Sono convinto che Gozzi continuerà a darci l'aiuto di cui è capace. Porteremo in Abruzzo la Cretsu, che non ha competenza diretta, ma in quanto spingimento alla crescita dei territori anche lei ha una competenza, e Violeta Bulc, che è della Slovenia, e noi in Slovenia stiamo determinando anche importanti semi di contaminazione positiva su questo fronte, perché anche con la Slovenia, caro Stefano, dobbiamo riallacciare un'attività di coinvolgimento politico, come sa fare per esempio il Friuli con la sua prossimità internazionale. Noi lo dobbiamo fare anche con la Slovenia per il carico di forza istituzionale che ha la Violeta Bulc. Lei ha fatto anche politica a livello locale. Stefano, buon lavoro a te per quello che ti tocca fare su questo fronte, buon lavoro all'onorevole Gozzi, e naturalmente dopo questa riunione voglio tranquillizzare le persone che mi hanno incontrato chiedendomi ma che si fa su quello che è rimasto aperto delle trivelle. Poi ci fermeremo con Stefano e con Michele Emiliano per fare in modo che anche il non definito venga definito da un'ulteriore iniziativa, sempre a difesa del Mare Blu. Grazie. Grazie Presidente D'Alfonso. Allora, le conclusioni le affidiamo al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei e coordinatore della cabina di regia nazionale sulla strategia della macroregione Adriatico-Ionica, Sandro Gozzi. Prima di iniziare il suo intervento, visto che Bonaccini ha parlato dell'importanza dei corridoi verdi, il Presidente D'Alfonso ha parlato di difesa del mare, c'è questo tema che sta molto a cuore all'Abruzzo e non solo. Come si concilia la politica del governo, che sembra essere molto propensa a dare autorizzazioni alle perforazioni petrolifere, con il grido di aiuto e di attenzione che le viene rivolto anche fino a poco fa dal Presidente Emiliano, da Bonaccini, dal Presidente D'Alfonso. Onorevole Gozzi. Non sapevo questo di intervista, ma comunque risponderò comunque anche alla tua domanda, ma non sono qui per fare un'intervista, sono qui per innanzitutto complimentarmi con il Presidente di questa bellissima regione, Luciano D'Alfonso, non solo per questa iniziativa, ma per l'ottimo lavoro che abbiamo svolto insieme in quella che io considero una grande scommessa del futuro, e ha ragione a ricordare che è la scommessa del futuro di 70 milioni di abitanti. Diciamo che la macroregione Adriatico-Ionica è il secondo Stato membro, solo la Germania è più grande di questa regione, ed è in questo modo che dobbiamo concepirla. Sono molto contento di essere qui perché c'è il Presidente della mia regione, Stefano Bonaccini, perché c'è il Presidente della Regione Puglia, e io ho insegnato a Lecce, ho anche sposato una pugliese, quindi diciamo che ho un sacco di legami, ho un sacco di legami, non a caso il Presidente della Regione Puglia si chiama Emiliano. Prima che Stefano venisse era il solo Emiliano, perché io sono romagnolo, e quindi era effettivamente il solo Emiliano in questa sala, e sono io a sottolinearlo ancora prima di lui. Sono molto contento di trovare anche due parlamentari europei che stanno svolgendo un ottimo lavoro e con cui abbiamo lavorato anche fino alla fine, diciamo fino alla zona Cesarini. Insomma, abbiamo rischiato di farci autogol, come spesso purtroppo capita all'Italia, invece questa volta abbiamo fatto un bell'assist insieme e abbiamo messo la palla dentro. Quindi saluto Paolucci e Cottolino, loro sanno a cosa mi riferisco. Voi dovete essere contenti che abbiamo lavorato in squadra, e già questo per l'Italia è una notizia, ma non sarà più una notizia perché noi continuiamo a lavorare in squadra, e questo palco e le cose che sono state ricordate, anche il lavoro della cabina di regia, è un lavoro che è proprio volto a lavorare in squadra, non in maniera burocratica, ma per raggiungere gli obiettivi. Obiettivi che non sono solo nazionali, sono europei. Ecco perché io saluto l'amico e il collega Jakovic, con cui stiamo lavorando molto bene in Europa, l'ho incontrato più volte, abbiamo lavorato, ha fatto un ottimo rapporto, e credo che questo sia il modo di pensarsi cittadini europei dell'Adriatico e dello Ionio, e anche per questo sono molto contento che ci sia il rappresentante d'Alipi albanese. Sarò, credo, in Albania in aprile, sto facendo il giro delle regioni
e degli stati dell'Adriatico e dello Ionio, proprio perché siamo assolutamente impegnati su questo. Però io credo che ci sia un altro aspetto che è stato rilevato. E io diciamo che sono coinvolto nell'Adriatico e nei Balcani da 22 anni. È la prima volta che per ragioni professionali io ho frequentato questa regione, non dalla parte adriatica, perché dalla parte adriatica la frequento, ci sono nato sull'Adriatico, ma dall'altra parte. Non ero vestito come oggi, avevo un giubbotto antiproiettile, avevo un casco dell'ONU, ero atterrato in un aeroporto intorno al quale c'era la distruzione, che era l'aeroporto di Sarajevo, e andavamo con delle jeep delle Nazioni Unite ai 130 all'ora in una strada piena di buche che i sarajevesi chiamavano la Sniper's Alley, cioè il viale dei cecchini. I ragazzi di Sarajevo si allenavano a andare ai 130 all'ora, perché se fossimo andati meno dei 130 i cecchini riuscivano a colpirci. E questa è la mia prima esperienza nei Balcani, la Sarajevo durante l'assedio. E ci sono tornato a Sarajevo dopo quell'assedio e non ho mai visto tanti ragazzi della mia età o anche molto più giovani senza delle gambe nelle sedie rotelle, che portavano drammaticamente su di loro i segni della guerra. E quello è il ricordo per me più importante, sia che mi ha fatto capire perché l'Europa fa la differenza per la vita dei cittadini, sia perché l'Adriatico e i Balcani facciano la differenza, perché poi sono tornato grazie all'Europa in quella regione e abbiamo parlato di futuro. Europa nei Balcani vuol dire la possibilità di avere un futuro migliore, vuol dire la possibilità di costruire qualcosa insieme, vuol dire la possibilità di uscire dai muri, vuol dire la possibilità di ricostruire i ponti, quel ponte di Mostar che io ho visto distrutto. Quello era il ponte del dialogo tra le religioni, il ponte in cui cattolici e musulmani, bosniacchi e erzegovesi si incontravano al centro di quella città. Mostar vuol dire ponte. E degli assassini l'hanno brutalizzata quella città, come hanno brutalizzato gli abitanti di quella città e hanno abbattuto quel muro. Quel muro è stato ricostruito grazie all'Italia, grazie all'impegno di varie regioni, innanzitutto la regione tirrenica, ma è la regione toscana. E questo è per me sono le ragioni per cui ci ho creduto profondamente nella strategia, e sono stato veramente molto soddisfatto dell'impegno in prima persona del Presidente del Consiglio perché questa strategia fosse finalmente avviata durante il nostro semestre di presidenza. Adesso, e perché siamo riusciti? Siamo riusciti perché abbiamo messo sul tavolo tutto il potenziale di questa regione in chiave europea, ma adesso dobbiamo esercitare questa leadership, che noi l'abbiamo ottenuta come italiani, questa leadership ci è riconosciuta. La strategia adriatico-ionica è innanzitutto qualcosa per l'Europa voluta dall'Italia, e adesso dobbiamo essere all'altezza delle nostre responsabilità. Essere all'altezza delle nostre responsabilità vuol dire cominciare innanzitutto a mettere in campo tutte le cose che abbiamo ascoltato oggi. Ha ragione Stefano Bonaccini, io sono molto, molto soddisfatto, non tanto come romagnolo, ma come membro del governo, dell'impegno che è la regione Emilia-Romagna, e su questo c'è una netta differenza rispetto al passato. L'impegno che l'Emilia-Romagna ha messo, Adrion è qualcosa che dobbiamo sfruttare pienamente, perché attorno ad Adrion, attorno all'impegno della regione Puglia, della regione Abruzzo, della regione Emilia-Romagna, c'è l'Europa che moltiplica le opportunità, e noi, e l'Europa che noi vogliamo non, è un'Europa che non moltiplica i vincoli, che non moltiplica regole rigide e tecnocratiche, ma è un'Europa che moltiplica le opportunità. E la strategia adriatico-ionica moltiplica le opportunità di quello che vogliamo fare insieme, moltiplica le opportunità per le infrastrutture, nella prova, la testimonianza, questa cartina che i vari, a partire da Michele, hanno indicato, moltiplica le opportunità per l'ambiente, moltiplica le opportunità per il turismo sostenibile, moltiplica le opportunità per l'economia blu. Sì, ci sono ancora questioni da chiarire, lo faremo, sono dei contatti in corso proprio tra la conferenza Stato-Regioni e il governo per chiarire anche gli aspetti che sembrano ancora non essere chiari della vicenda delle trivelle. Però il punto è essere all'altezza della sfida,
E noi possiamo essere all'altezza della sfida. Noi possiamo essere all'altezza della sfida se pensiamo il mare Adriatico come un lago. Se noi lo pensiamo come un lago, capiamo quante cose insieme si possono fare, perché capiamo la vicinanza tra noi della sponda dell'Adriatico di questa parte e la sponda dell'Adriatico dell'altra parte. Abbiamo una responsabilità particolare nelle infrastrutture, non lo dico perché siamo qua oggi nella regione Abruzzo e stiamo parlando di cose dell'Adriatico, ma perché il gruppo di lavoro che coordina questi aspetti è proprio un gruppo di lavoro coordinato dagli italiani e dai serbi, con in particolare la partecipazione e il ruolo importante svolto dalla regione Puglia e dalla regione Abruzzo. E io credo che anche da questo punto di vista dobbiamo fare vedere quello che siamo capaci di fare. Altro aspetto, i buoni progetti e l'impegno politico attira finanziamenti. Su questo abbiamo dovuto lavorare all'inizio, perché era molto difficile muovere i responsabili politici, molto difficile convincere dell'importanza di questa strategia, perché si diceva ma non ci sono abbastanza fondi. Non si parte così. Non si parte da quanti fondi ci sono per poi fare politica, non si parte da quanti fondi ci sono per poi pensare il futuro insieme. Si pensa il futuro insieme, si indicano gli obiettivi, si dimostra di avere la capacità di sfruttare le opportunità che ci siamo creati in Europa e è chiaro che poi i finanziamenti arrivano. E io vi dico una cosa, oltre all'Adrion, oltre alla necessità di programmare in maniera sinergica, e la cabina di regia è lì anche per questo. Non c'è solo il mio dipartimento, c'è anche il dipartimento di politica di coesione di De Vincenti e l'abbiamo voluto questa cabina di regia insieme proprio perché vogliamo rafforzare il coordinamento della programmazione tra programmazione nazionale e programmazione regionale. Ma è vero che è una regione unica? È vero che dobbiamo pensarci come cittadini dell'Adriatico dello Ionio? È vero che obiettivamente non ci sono delle frontiere in questa strategia? Beh, allora dobbiamo pensare che questa è una strategia in cui si applica anche il piano Juncker. Allora dobbiamo pensare che nell'Adriatico e nello Ionio si possono sviluppare delle piattaforme attorno al tema dell'energia, delle infrastrutture marittime, delle infrastrutture terrestri, del trasporto ferroviario merci e persone, che possa interessare quattro stati membri dell'Unione Europea, quattro stati non membri dell'Unione Europea, e allora certamente vedrete che se noi avremo la capacità di progettare in questo modo il nostro futuro, avremo anche degli investimenti aggiuntivi che vengono dal piano Juncker, aggiuntivi che vengono dai privati, ed è questa la sfida. E dobbiamo certamente alzare l'asticella, perché noi vogliamo raggiungere tutti quegli obiettivi che abbiamo indicato nella strategia, perché io non so voi, io sono molto stanco, ero molto stanco prima di assumere questo incarico di dichiarazioni europee altisonanti, bellissime, a cui non segue nessun fatto concreto. Quindi noi vogliamo prendere seriamente quello che c'è scritto nella strategia adriatico-ionica e realizzarlo. Credo che anche la via del piano Juncker, lo dico anche ai parlamentari europei, sia la via giusta. A questo proposito lasciatemi dire una cosa, perché voi sapete, vedete che diciamo abbiamo un dialogo molto franco, diciamo così, e intenso con la Commissione Europea e col Presidente Juncker, diciamo che anche oggi è stato un passaggio importante di questo dialogo che continuerà tra noi e la Commissione Europea. Però cerchiamo anche di evitare di dire, di nascondere le cose che funzionano. Noi avremmo voluto un piano Juncker tre volte più grande. Avremmo voluto mobilitare 1.000 miliardi di euro anziché 315 miliardi di euro. Però rispetto al nostro programma, noi in Italia stiamo già utilizzando, facendo avviare il 35% dei progetti che avevamo programmato. Chiedete all'Acceleria Ardeni, chiedete al Credito Emiliano nel senso, non ha la banca, ecco, non abbiamo una banca ancora nell'Adriatico. Chiedete alla Presidente Serracchiani e al Presidente Zaia per l'infrastruttura che collegherà Venezia e Trieste. Vi dico, è una realtà, anche da questo punto di vista utilizziamola bene. Ultimo punto e concludo. Io c'è una cosa su cui sono in profondo disaccordo con questa Commissione Europea. Non sentivo alcun bisogno di dichiarare che di qui al 2019 non sarebbe stato nessun allargamento ai Balcani occidentali. Non ne sentivo alcuna necessità.
considero che sia nell'interesse strategico dell'Europa e dell'Italia continuare a lavorare per accelerare il percorso di integrazione europea di tutti i Balcani, e dato però che la decisione è stata presa di non fare nulla a livello di allargamento di qui al 2019, la strategia adriatico-ionica assume un valore strategico e anche di politica estera dell'Italia molto maggiore di quanto avremmo creduto. E anche da questo punto di vista abbiamo un grande compito. È una scelta strategica dell'Italia quella di... Vedete questa? Guardate questa, non c'è colore. Direi che dove non c'è Europa non c'è colore. In realtà si stanno colorando questi paesi, stanno colorando di progetti di sviluppo e di progetti di speranza, però io sarò soddisfatto solamente quando questa zona grigia sarà colorata come il resto, perché è un buco nero che non dobbiamo assolutamente permetterci, è un buco nero che ci ha ricordato come laddove non c'è Unione Europea ci possono essere guerre, ci possono essere Srebrenica, ci possono essere guerre come in Kosovo. Ecco perché dal punto di vista strategico è ancora più importante fare della strategia adriatico-ionica una strategia di successo, perché questo può accompagnare, accelerare il processo di allargamento e di entrata dei Balcani occidentali nella nostra Unione Europea. Dato che l'Unione Europea è questione di valori, questione di pace, questione di prosperità, è questione di sviluppo, non è questione di parametri finanziari, sulle nostre spalle ci siamo messi anche questa grandissima responsabilità e dobbiamo esercitarla al meglio. Vi ringrazio. Grazie. Onorevole Gozzi.